Buon pomeriggio a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Telesveva. Come sempre diamo un rapido sguardo alle notizie principali di questa edizione. Apertura dedicata alla cronaca con la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza relativa al reddito di cittadinanza. Altri furbetti sono stati individuati a Trani dove 48 giovani sono indagati per essersi finti senza fissa dimora per intascare gli aiuti statunitensi fatali. Torneremo anche sul brutale omicidio della tabaccaia uccisa a coltellate lunedì scorso a Foggia. L'assassino non ha ancora un nome ma vanno avanti le indagini dei carabinieri. L'arma intanto è stata inviata al RIS di Roma, l'ipotesi più accreditata resta quella della rapina finita in tragedia. Determina da oltre 300.000 euro il 10 agosto pagata già per la metà. Fulminia liquidazione per il progettista del PRG di Andrea Mugugugni nella maggioranza del sindaco Giovanna Bruno che intanto ha delegato a rappresentarle in sua assenza l'assessore Cesareo Troia. Entra sempre più nel vivo la ventisettesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, faremo il punto sugli spettacoli andati in scena ieri sera e su quelli in programma nel fine settimana. Infine la pagina sportiva, chiusa ieri la sessione di mercato dedicata ai professionisti, rompe il calcio giocato a partire dalla Serie B, domani Bari in campo a Terni, scatta nel weekend la Serie C, stasera il Cerignola, domani... Il Foggia a Taranto e i due derby Appulo lucani in campo anche per la Coppa Italia di Serie D, Martina Andri è in diretta su uh, Telesveva e uh, Barletta Bitonto. Di tutto questo e di molto altro ancora vi parleremo subito dopo la sigla. E allora eccoci apriamo questa edizione di Telesveva Notizie con una nuova truffa sul reddito di cittadinanza scoperta dalla Guardia di Finanza nella BAT. 48 giovani di Trani sono indagati per essersi finti senza eh, fissa dimora ottenendo così il sussidio illecitamente. Si tratta di una eh, frode da oltre mezzo milione di euro. Sentiamo. L'ennesima truffa sul reddito di cittadinanza nella BAT, questa volta da oltre mezzo milione di euro, giovani poco più che maggiorenni che avevano dichiarato di essere senza fissa dimora, ottenendo così illecitamente il sussidio. E la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza a Trani sono 48 i giovani, tutti i tranesi, che hanno messo in atto la frode ai danni dell'Inps ed ora sono indagati dopo la segnalazione all'autorità giudiziaria del la procura di Trani? Nel dettaglio, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, i giovani, pur avendo una famiglia ed un tetto dove vivere, avrebbero dichiarato di essere senza fissa dimora sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISE dichiarandosi nucleo familiare monocomponente. In questo modo sono riusciti ad ottenere nel complesso circa 350.000 euro e se non fossero stati scoperti dalla Guardia di finanza ne avrebbero ricevuti altri 200.000 per un totale di oltre mezzo milione di euro. Le erogazioni del sussidio sono state dunque sospese ed ora si procederà al recupero delle somme già percepite una volta accertate le accuse, la posizione dei 48 giovani tranesi indagati e al vaglio della Procura della Repubblica di Trani, dalla Guardia di Finanza fanno sapere inoltre che sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi sul caso per individuare l'eventuale regia che ha messo in atto la frode. Vanno avanti le indagini sull'omicidio di Francesca Marasco, la 72enne uccisa a coltellate lunedì scorso all'interno della sua tabaccheria nel centro di Foggia. Ancora al baglio i filmati delle, delle camere di sicurezza della zona, mentre l'arma del delitto è stata inviata al RIS di Roma per ulteriori approfondimenti. La pista più concreta rimane quella della rapina. Finita in tragedia. Non ha ancora un nome l'assassino di Francesca Marasco, la 72enne uccisa a coltellate il 28 agosto scorso all'interno della sua tabaccheria a Foggia. Le indagini dei carabinieri vanno avanti nel tentativo di ricostruire la sanguinosa aggressione costata la vita all'anziana tabaccaia. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona in via Marchese de Rosa e che potrebbero aver immortalato il killer al momento della fuga. Intanto l'arma del delitto, abbandonata sull'asfalto a pochi passi dall'attività commerciale, è stata inviata a Roma al reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri per ulteriori accertamenti. La pista più accreditata resta quella della rapina finita in tragedia. Il cadavere è stato trovato vicino al bancone in una pozza di sangue. A scoprirlo un cliente è entrato casualmente nella rivendita per fare acquisti. La vittima potrebbe essere stata accoltellata a morte per essersi rifiutata di consegnare i soldi dell'incasso. Denaro che tuttavia non è stato portato via dalla tabaccheria, così come non è stato ritrovato sul posto il telefono della 72enne. Due elementi che lasciano dubbi agli investigatori, che per questo non escludono nessuna ipotesi. Un aiuto agli inquirenti potrebbe arrivare dai risultati dell'autopsia fissata per l'inizio della prossima settimana all'Istituto di Medicina Legale del Capoluogo Dauno. Dopo verrà dato il via libera per i funerali. La commissione straordinaria, che attualmente gestisce il comune di Foggia, ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo tre anni di attività nel territorio dell'Abbatti, il colonnello Alessandro Andrei, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andrea Trani, verrà trasferito a partire dal 12 settembre. È stato il primo a guidare il nuovo Comando Provinciale istituito due anni fa. Abbiamo fatto con lui un bilancio di questi anni. Personalmente è un bilancio particolarmente positivo, cioè proprio mio a livello personale, insomma, perché per me è stata un'esperienza eh, professionale e personale molto importante che mi ha dato tanto e penso... Eh, mi, abbia fatto, mi abbia fatto crescere sicuramente. Un'esperienza importante e arricchente, così l'ha definita il colonnello Alessandro Andrei, comandante del comando provinciale dei carabinieri BAT. Ormai prossimo al trasferimento in un'altra sede, dopo tre anni passati nella sesta provincia pugliese ed in particolare a Trani, è stato lui il primo comandante del comando provinciale dopo l'istituzione del presidio due anni fa. Anni in cui la presenza dei carabinieri sul territorio. Territorio, ha spiegato Andrei, si è rafforzata. Un territorio che sentiva forte il bisogno eh, di un salto di qualità sotto il profilo della presenza dello Stato, che ha avuto ecco, una risposta con l'istituzione dei presidi provinciali di tutte le forze di polizia e, e che da parte nostra sicuramente ecco, ha comportato la eh, presenza maggiore di carabinieri che abbiamo cercato di portare il più possibile per strada. Tre anni di intense attività investigative e operazioni in una provincia, ha sottolineato il colonnello Andrei, con diverse problematiche come lo spaccio di droga. La criminalità in aree rurali e il taglieggiamento. La provincia ha bisogno di tanto, ha tutta una serie di peculiarità eh, distintive, ora sicuramente lo spazio non è un problema solo nostro, però comunque è un nostro problema perché ce l'abbiamo in tutti i centri e c'è una certa presenza, abbiamo problematiche nelle aree rurali con, eh, eh, diciamo, connesse proprio alla gestione dei territori, al, al taglieggiamento spesso proprio degli imprenditori, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, anche qui insomma, abbiamo cercato di approfondire sempre, di stare sempre Vicino a queste persone. E poi il fenomeno più rilevante della BAT: i furti d'autovetture. Tra le operazioni più importanti dei carabinieri nella BAT in questi anni c'è l'operazione On the Road, che nel 2021 sgominò una banda dedita ai furti d'auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata. Il problema dei furti d'auto, sicuramente la nostra è una provincia particolarmente vessata, la provincia numero uno in Italia in rapporto alla popolazione, che riceve più furti in rapporto alla popolazione per tutta una serie di, di motivazioni. Cioè anche qui noi, sempre d'intesa con la Procura di Trani, ma anche con la Procura di Foggia, comunque abbiamo fatto eh, un'attività di contrasto eh, nel quotidiano il più possibile intensa e approfondimenti investigativi complessi, perché comunque eh, purtroppo sono attività che a dispetto del, del reato, uno pensa al furto, insomma, come a un reato relativamente semplice, in realtà sono eh, attività che sottendono un'organizzazione, una, una struttura e delle competenze anche criminali particolari che per essere investigate comportano uno sforzo particolare. Ancora un furto, i danni del centro servizio per le famiglie di Iapigia, Torre Amare, a Bari. A denunciare l'accaduto l'assessore al welfare del capoluogo pugliese, Francesca Bottalico. Omogenizzati i pannolini latte per bambini, ma non solo, un ennesimo furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre ai danni del centro servizi per le famiglie di Apigia Torre a Mare a Bari. Il triste accaduto è stato denunciato dall'assessore al welfare del capoluogo pugliese, Francesca Bottalico, che ha spiegato come i ladri abbiano depredato il centro, mettendo a suo quadro gli arredi, sottraendo tanti materiali informativi ed educativi utili per i laboratori, perfino svuotando l'emporio dei beni di prima necessità. Destinato a neonati e famiglie in difficoltà del quartiere. Un'offesa grave alla quotidianità di tanti minori e famiglie che trovano, scrive la Bottalico, in servizi come questo un luogo accogliente, sicuro dove rifugiarsi da violenze, disagio, solitudine nei propri contesti di vita, specialmente in un quartiere complesso come Iapigia. Il welfare non è solo speranza, desiderio, cura e fiducia, conclude l'assessore, ma anche tenacia, passione, coraggio e denuncia. Il centro servizi ha lanciato così una raccolta straordinaria di omogenizzati, pannolini, latte per bambini, al fine di poter continuare ad aiutare senza sosta le famiglie. Siamo molto rammaricati e rammaricate, spiegano soprattutto perché sono stati rubati molti beni dell'emporio sociale destinati alle famiglie del territorio in stato di difficoltà e necessità. E adesso ci spostiamo a Barletta, dove un cinquantenne pluripregiudicato e sorvegliato speciale è stato arrestato perché è responsabile di una serie di furti avvenuti recentemente nelle attività commerciali del centro, ad incastrarlo i filmati delle telecamere di sicurezza dei negozi. Era diventato l'incubo dei commercianti di Barletta con numerose segnalazioni su una serie di furti subiti nelle proprie attività recentemente, preoccupazione manifestata a più riprese anche dall'associazione Le Strade dello Shopping. Al termine delle indagini, gli agenti del commissariato di Barletta sono riusciti ad individuare ed arrestare il presunto responsabile. Si tratta di un cinquantenne barlettano pluripregiudicato, sul quale era in atto la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno la polizia è riuscita ad incastrare l'uomo grazie ai filmati delle telecamere delle attività derubate il cinquantenne una volta identificato dagli agenti è stato bloccato mentre passeggiava per le vie del centro di Barletta perquisito è stato trovato in possesso di quattro borse e due paia di occhiali da sole che erano stati rubati poco prima da due attività commerciali del centro cittadino colto sul fatto per lui sono scattate le manette ai polsi, il pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica del Tribunale dei Trani ne ha disposto l'arresto e infine il carcere. E passiamo alla politica, determina da oltre 300.000 euro il 10 agosto pagata già la metà in pochi giorni, Fulminea liquidazione per il progettista del PRG di Andria, Mugugni nella maggioranza silenzio dalle opposizioni. Intanto il sindaco Giovanna Bruno ha delegato a rappresentarla in sua assenza l'assessore Cesareo Troia, il servizio di Roberto Straniero. Con la calura estiva che finalmente dà un po' di tregua e l'arrivo di settembre anche la politica andriese sta man mano rientrando dalle ferie. Va detto che per buona parte dei suoi protagonisti la differenza tra ferie e lavoro non è apprezzabile, comunque in qualche modo anch'essi fanno finta di riprendere un'intensa attività dovrebbe rientrare, anche il sindaco Giovanna Bruno, ferie brevi le sue pochi giorni per sopperire alla sede vacante, ha adottato un provvedimento degno del sessantottino, la fantasia al potere. Si tratta della nomina di un vicesindaco senza nominare il vicesindaco. In pratica ha stabilito che da ora in poi, in sua assenza, a rappresentare l'amministrazione sarà l'assessore Cesareo Troia, che di fatto svolgerà le mansioni di vicesindaco senza però la delega di vicesindaco. Insomma, così come la ragazza che disse alla madre Mamma, sono un po' incinta, il buon Cesareo... Si presenterà con un cordiale salve, sono Cesareo Troia, un po' vice sindaco. Un atto comunque coerente con gli equilibri precari che reggono l'amministrazione e la costringono a camminare sulle uova. Certo il sindaco può contare su opposizioni di tutto riposo, impegnate più a farsi autogol che a contrastare la maggioranza, ma la vicenda, su cui abbiamo facilmente ironizzato, indica. Come anche la semplice attribuzione di una delega rischi di trasformare le suddette uova in una frittata. Le polemiche non mancano, anche se l'homo Cachiellus, involuzione del Sapiens, molto diffuso nella maggioranza, preferisce farle al bar o nei gruppi dei social network, lanciando sassi con la speranza che qualcuno non nasconda la mano togliendogli le castagne dal fuoco una pratica che vede in prima linea consiglieri del PD, che chiedono al loro partito di pretendere maggiori lumi sulla transazione di Oguardi. Si tratta in estrema sintesi di una determina dirigenziale con cui si chiude una vicenda che inizia nella notte dei tempi addirittura la consigliatura guidata da Giannicola Sinisi quando fu affidata al noto architetto la progettazione del piano regolatore. Il comune di Andria ha accettato di pagare in due rate la somma residua di 320.000 euro oltre cassa e IVA, risparmiando il 25% rispetto a quella richiesta da DioGuardi. Non contestiamo la legittimità né entriamo nel merito tecnico dell'accordo, su una vicenda complessa su cui avremo modo di tornare con maggiori dettagli. Crediamo che per un comune con la situazione economica di Andria. L'esborso di una somma così rilevante, decisa con una determina del 10 agosto, la cui prima rata è stata pagata dopo pochi giorni a tempo di record, meriti approfondimenti di natura tecnica e politica. Auspichiamo pertanto che invece di nascondersi con il dico e non dico, chi ancora non è regredito nell'homo cachiellus si dia una mossa. Parte la stagione politica di Fratelli d'Italia con Bolina 23 a Giovinazzo. Presente il ministro Raffaele Fitto che rassicura su manovra, PNRR e autonomia differenziata. Tema caldo quello delle amministrative a Foggia, Lecce e Bari. Tra i nomi anche quello di Filippo Melchiorre che non conferma né smentisce ma è certo della vittoria del centrodestra c'è un decreto di finanziamento di questi progetti, come è noto, che non è stato in alcun modo toccato. È una discussione questa abbastanza surreale perché è una discussione che non tiene conto né del termine del giugno del 2026 data entro la quale se gli interventi non sono completati al 100% vengono revocati, e non tiene conto nemmeno del fatto che ci sono dei criteri di ammissibilità per questi progetti a livello europeo che sono molto rigidi, tutto va avanti regolarmente, si crea un allarmismo inutile. E io, come ho detto in altre circostanze, mi aspetterei che tutti gli amministratori preoccupati in questo periodo esprimessero un ringraziamento per il lavoro che il Governo sta facendo perché la proposta che il Governo ha messo in campo è una proposta che salvaguarda questi interventi utilizzando altre fonti di finanziamento e non mette a rischio in alcun modo nessuno di questi interventi. Sono queste le parole del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR, Raffaele Fitto, che rassicura sui fondi manovre e autonomia differenziata. Prima dell'inizio dell'evento politico Bolina 23 a Giovinazzo, appuntamento nato con l'idea di rafforzare il legame tra dirigenza simpatizzanti e iscritti e che segna l'avvio della stagione politica di Fratelli d'Italia in Puglia. Argomento caldo le amministrative a Foggia dove il candidato è stato individuato in Raffaele Di Mauro, Lecce e Bari, piazzi in cui non è ancora stata fatta chiarezza sui nomi degli aspiranti alla carica di primo cittadino. I nomi agostani lasciano il tempo che trovano, c'è di vero il fatto. Fatto che il centrodestra è forte, coeso ed unito a Roma, così come a Bari, a Foggia e a Lecce e a Brindisi e a Barletto ha dimostrato già di essere vincente. Nel capoluogo pugliese un nome che spicca è quello del senatore Filippo Melchiorre che non conferma né smentisce, ma di una cosa è certa: la vittoria del centrodestra. Uh, immagino che Per quanto mi riguarda, negli ultimi 30 anni sono sempre stato della partita e continuerò ad esserlo. Così come <ride> ho sempre fatto la campagna elettorale, negli ultimi 30 anni, mettendo la faccia, sicuramente ci metterò la faccia perché una vittoria. Sarà scrivibile a tutto il centrodestra, una sconfitta sarà scrivibile al centrodestra. Quindi, sicuramente noi non ci tiriamo indietro, Ho detto che sicuramente io ci metterò la faccia. Poi, come, dire, come tutte le narrazioni, così come tutte le storytelling, così come tutti i film, bisogna vedere la fine del film. Una cosa è certa: a Bari noi vinceremo. E Torniamo al nostro appuntamento con il teatro e con gli spettacoli della ventisettesima edizione del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria. Ieri sera doppio omaggio alla tragedia greca al Museo Diocesano, mentre all'Officina San Domenico spazio al divertimento con uno show di marionette. Gradito ritorno poi sul palcoscenico della Kermesse del regista e attore andriese Michele Sinisi. Ma se la musica. Se la musica non ci piace, no, facciamo un casino. Aperto con un omaggio alla tragedia greca il venerdì sera del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Sul palco del Museo Diocesano è andato in scena alle 20.30 lo spettacolo dal titolo Con le mani così lievi che sentivo dolore con Valentina Bischi, realizzato da punti cospicui con il sostegno del Teatro dei Fauni. Riprende il mito di Pentesilea, personaggio mitologico greco, rielaborato dal drammaturgo e poeta tedesco Heinrich von Kleist. Ne viene fuori uno spettacolo moderno che parla sì al pubblico con linguaggio attuale e comprensibile, ma senza trascurare la sostanza della tragedia greca. È A seguire sempre al Museo Diocesano è stata la volta della prima regionale di sette contro tebe da Eschilo, prodotto dalla compagnia Lombardi Tiezzi in coproduzione con i sacchi di sabbia. Altro omaggio alla tragedia greca che narra di Ateocle e Polinice, figli di Edipo e del Potere sulla città di Tebe prima diviso di comune accordo e poi sottratto con l'inganno fino all'inizio di una guerra fratricida. Tanto divertimento con il magico mondo delle marionette nella prima nazionale di Cabaret Decadence, andato in scena ieri sera all'Officina San Domenico. Pupazzi straordinari ballano al ritmo di musica esibendosi in numeri esilaranti in uno show che unisce circo, cabaret e varietà. Sempre in serata, spazio anche alle repliche con il BIS a Castel del Monte dello spettacolo Il Terzo Rite, l'installazione che gioca con parole, ritmo e suoni. Sul palco del Teatrino San Francesco è invece andato in scena Michele Sinisi, tornato al Festival, con il suo nuovo lavoro dal titolo La simpatia di tutte le cose. Una profonda riflessione sulla vita che prende spunto da un'insolita lezione in una classe di scuola media. Una professoressa cerca anziché di interrogare quel giorno con la felicità di noi tutti i propone come lezione la, di analizzare la simpatia dei liquidi che è appunto la qualità che hanno i liquidi di stare assieme trovare un accordo per stare assieme senza un patto precedente no? e, e di là poi si cerca di, di, di capire in che modo l'esemplarità dei liquidi invece poi raccontano eventi av, e vicende, aneddoti della nostra vita che appunto, ritorno a dire, pur sembrando un gran disordine in realtà raccontano un grande ordine un gradito ritorno a casa del regista e attore Andriese, tra le presenze più costanti sul palcoscenico del Castel dei Mondi. Io chiederò a, chiederò a festival e carbutti la pensione. Dopo, <ride> non so, la, qualche altra edizione chiedere una pensione perché mi spetta di diritto. No, a parte gli scherzi, sai, eh, la cosa bella è dato l'ascolto che il festival ha sempre avuto nei miei confronti rispetto ai miei progetti, e, mh, è stato proprio il fatto che poi si è creato a un certo punto all'inizio. C'era la, 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 la... proponevo dei progetti e loro li accettavano. Poi dopo è nata una specie di complicità progettuale, per cui molto spesso ci si è trovati a cercare di capire cosa potesse servire no? al festival e quindi sono a tutti gli effetti complice del percorso di Fisfole e Carbutti sul festival. Quindi voglio dire, mi, mi permetto anche di dichiarare che qualche funzione in qualche modo mi tocca da vicino, così come le cose da sistemare sento anche le responsabilità. E rimaniamo in tema di Castel dei Mondi, nel prossimo servizio vediamo quali sono invece gli spettacoli in programma in questo fine settimana. Fine settimana all'insegna del teatro, dei talk e delle esplorazioni artistiche al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Nel pomeriggio spazio al secondo appuntamento di un progetto dedicato al mondo dei fumetti, fuori luogo, che dopo il workshop di ieri prende la forma di un interessante talk sull'arte della graphic novel, in programma alle ore 19, all'Officina San Domenico. Stasera invece sarà la volta della prima regionale di Ulisse Macerata, spettacolo di Fiammetta Carena con Luigi Moretti della Compagnia del Sole. A fare da sfondo la storia di un moderno Ulisse, uomo di provincia, incattivito dalla vita, che intraprende un insolito viaggio incontrando i personaggi e affrontando gli ostacoli del famoso poema omerico. No! In serata spazio anche alle repliche con La simpatia di tutte le cose di Michele Sinisi alle 21.15 al Teatrino San Francesco, Le marionette di Cabaret Decadenza all'Officina San Domenico e sette contro Tebe da Eschilo ancora in scena alle 21.30 presso il Museo Diocesano. Assolutamente da non perdere anche il menù di domenica 3 settembre. Si parte fin dal tardo pomeriggio dall'ex macello comunale di via Don Riccardo Lotti, con Edipo Corpo di voce a cura di Andrea Cramarossa del Teatro delle Bambole, già presente sul palcoscenico della Kermesse con la mostra Cosmogonia in Corpo, ospitata al Museo Diocesano. Si tratta di un workshop di arte performativa destinato a performer, attori, danzatori, cantanti e incentrato sul mito di Edipo e sul mito di Cibele. Si comincia alle ore 19. Per la sezione Focus Puglia sarà di scena alle 21.15 al Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Viale dei Comuni di Puglia. Non tutti i ladri vengono per nuocere, tratto da una commedia di Dario Fo, una produzione del gruppo abeliano con la regia di Vito Signorile. Bene, adesso non riconosci più nemmeno! Tua oh, madonna, tua Un progetto partito per reagire alla crisi pandemica e alle difficoltà socio-economiche dell'attualità con l'organizzazione di una factory creativa sperimentale rivolta a giovani attori del territorio pugliese. A chiudere il programma del weekend lo spettacolo Super Santos Uno che ce l'ha fatta, di Donato Paternoster a cura del Centro Arti Integrate. Un lavoro ispirato ad una storia vera, quella di una giovane promessa del calcio che rinuncia al sogno di una lussuosa vita da campione di Serie A per vestire le umili vesti del frate francescano. Appuntamento alle ore 22 alla casa di accoglienza Santa Maria Goretti. È stato lanciato nei giorni scorsi il nuovo brano di Terry Doro, cantante di barletta, che ha esordito con due singoli lo scorso anno, un testo importante e impegnato per questo nuovo lavoro. Una mia amica ha, ha avuto un periodo difficile e um, per lei l'unica scelta era quella di lasciarsi andare nel vuoto, ma per fortuna si è salvata. E infatti adesso è felice di essere sopravvissuta ed è felice di vivere la vita, e ha capito che. Non è così brutto come sembra. È un'esperienza sconvolgente, vissuta da vicino, ad aver ispirato la vocalità calda e sensuale di Terry Doro nel nuovo singolo inedito Imparerò a Volare, brano lanciato nei giorni scorsi sulle principali piattaforme audio e accompagnato da un altrettanto coinvolgente video. Qui, tutto sembra piccolo da. Scritto dal produttore e cantautore Michele Marmo, già secondo classificato al Festival di Sanremo come autore di Sei la vita mia, il brano è un inno di sensibilizzazione nei confronti del disagio giovanile che solleva una forte accusa nei confronti degli adulti spesso incapaci di percepire il dolore e le difficoltà che i giovani attraversano. Penso che gli adulti debbano imparare ad ascoltarci. Imparare a non sottovalutare ciò che per noi sono veramente dei problemi grandi, perché sono appunto i problemi che stiamo vivendo per la prima volta. Quindi non sottovalutare minimamente magari anche un comportamento anomalo, magari l'isolarsi o il non, non voler parlare, chiudersi. Quelli sono i primi segni di... Di un ragazzo che sta vivendo un momento di crisi. Il testo di Michele Marmo era rimasto incompiuto per diverso tempo, ma l'incontro con Terridoro, lo scambio di racconti ed esperienze, il sentire condiviso dei due artisti rispetto ad un tema così delicato ha ispirato la messa a punto di musica e parole che oggi diventano questo inno di speranza. È proprio così, se non sai guardare Dopo il suo esordio avvenuto lo scorso anno con i primi due singoli, Terridoro vuole affermarsi come protagonista nel panorama musicale con un testo che dà voce a tutti quei ragazzi che si sentono invisibili. È la storia di una giovane che trova rifugio sul terrazzo di un grattacielo, osserva il mondo da lontano, scrive i suoi pensieri fino al punto estremo di contemplare l'idea di lasciarsi cadere nel vuoto. Ma c'è un messaggio di speranza in fondo a questo struggente brano, ed è in quel battito di cuore che persiste nel finale. Nel video alla fine torna a casa e rientra in macchina, e si sente anche alla fine il battito del cuore. Era questo il nostro ultimo servizio, noi ci rivediamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Telesveva. Oggi sono in compagnia di Mario Boracino. Ciao Mario. Eccomi qui, ciao Fabrizio, ben ritrovato. Un saluto a te, un saluto a tutti voi. Buon sabato pomeriggio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di calciomercato per le realtà professionistiche. Oggi parte un weekend di calcio davvero pazzesco. E partiamo dal calcio di Serie B perché scatta nel tardo pomeriggio di oggi la quarta giornata del torneo cadetto. Vediamo il programma completo, poi ascolteremo le parole per partita di Mignani alle 18.30, quattro incontri, Modena, Pisa, Palermo, Feralpi, Salò, Parma, Reggiana, su Tirol, Ascoli, domani alle 16.15. Brescia contro Cosenza alle 18.30 Cremonese-Sampdoria Cadanzaro, spezia como e soprattutto Ternana-Bari a libero-liberati ultimo incontro alle 20.45 Cittadella contro Venezia quindi finalmente un programma completo della Serie B alla vigilia di Ternana-Bari però si parla ancora tanto eh, di calcio mercato in casa biancorossa. Mignani promuove le operazioni in entrata ma ammette non sempre tutto quello che si vuole riesce domani non ci sarà a Terni capitano quando dice Cesare Vigilia di Ternana Bari, ma a tenere banco è il bilancio del calciomercato in casa biancorossa. Le ultime ore di contrattazione hanno portato in squadra Aramo, Ascicca, Campora, Farroni e Astrologo e hanno comportato gli addi di Schidler, Delrico, Polverino e Rossetti. Numeri alla mano, in organico manca un attaccante centrale di ruolo e non è da escludere un ricorso al mercato degli svincolati. Tutte le squadre aspettano l'ultimo giorno e non sempre riesci a fare quello che vorresti, però, io credo che piano piano al di della problematica che ci ha creato Menez, che era un giocatore su cui noi avevamo puntato da subito, siamo riusciti a fare e a costruire una rosa che secondo me ad oggi è competitiva è omogenea, abbiamo Almeno due giocatori per ogni ruolo, in, insomma, in mezzo al campo ci sono ancora più soluzioni, quindi io credo che eh, siamo riusciti a, a fare quello che volevamo. Alla fine delle trattative viene fuori un Bari dall'attacco rivoluzionato. C'è solo Moracchioli tra i reduci della scorsa stagione per l'allenatore, non c'è però alcuna emergenza. L'anno scorso ne avevamo un in più, però poi alla fine vai a sacrificare, vai a sacrificare dei giocatori perché ne giocano per come giochiamo noi dall'inizio ne giocano sempre due a volte poi finire la partita a tre, noi ne abbiamo quattro, abbiamo secondo me un giocatore come Puccino che è un giocatore... Adesso ormai è evoluto e alla necessità può fare il difensore centrale o può fare il, um, uno dei difensori, centrali, dei difensori laterali in una difesa a tre. E credo che a prescindere dal modulo abbiamo giocatori che ci possono permettere di, eh, di interpretare quello che proviamo a proporre in campo um, e hanno, questi giocatori hanno le caratteristiche adatte per, per farlo. Nessun dubbio però sullo spirito da mettere in campo. Se qualcuno pensa si potesse fare meglio e io rispondo che eh, si può anche fare peggio non, eh, bisogna, bisogna capire dove si vede la, 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 il lato della medaglia, però anche in queste prime tre partite che abbiamo fatto con la rosa incompleta con, eh, abbiamo dimostrato che siamo una squadra che va in campo per combattere, eh, abbiamo dimostrato che non ci tiriamo mai indietro Fantasia è stata la parola chiave dopo l'infortunio di Menez, per Aramu l'accordo con il Genoa è stato raggiunto sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione il cartellino di Ashik dal Cerignola è stato acquistato per 300.000 euro più bonus potenziali per 150.000 io penso che ci, sono, ci, posso, ci, ci possono essere delle, delle partite dove eh, ci siano delle emergenze e quindi la, la, la mia risposta non è che si può comprare un giocatore per fare una partita, per me Dio è la prima punta, è quello che era. Che dire perché Sibilli, stiamo facendo fare il tre quarti perché è un generoso, è, a mio modo di vedere, un antenucci? È, perché Nasti forse tra tutti è quello che è prima, prima punta io Aramo l'ho allenato e per me Aramo è una seconda punta è, è un attaccante, Moracchioli lo stiamo utilizzando in questo modulo da seconda punta magari un pochino più aperta ma è la seconda punta, non è che si può avere 108 attaccanti La testa però va alla Ternana, formazione ancora a secco di punti, start domenica alle 18.30, arbitra Daniele Rutella di Enna. La Ternana nonostante abbia cambiato qualcosa si sia ridimensionata la squadra che ha. Ha valore assoluto molto alto, giocatori importanti. Io penso a Falletti, penso a Favilli che hanno fatto, sono giocatori offensivi che hanno fatto categorie importanti. Quindi è una squadra che ha consolidato il suo valore in Serie B e, e, e offre, come tutte le partite, delle grandi insidie. Noi, la cosa che più mi preme è cercare di dare continuità di prestazione. Presenta a Milano ieri il nostro Luca Guerra che ha intercettato il re del mercato Gianluca Di Marzio. Ascoltiamo le impressioni sul mercato del Bari. Ciro è un diretto sportivo che ha grandi idee. E a me piace molto questa sua caratteristica che è quella di andare a pescare giocatori anche in categorie inferiori. E credo che anche quest'anno. Lo abbia fatto lo, con, con risultati che poi vedremo. Ma l'istinto, l'intuito che ha Ciro nel prendere. Eh, i ragazzi delle categorie inferiori spesso viene premiato no? ha fatto le due operazioni con la Vispesero, ha fatto l'operazione col Cerignola eh, quindi a me piacciono molto queste operazioni perché magari non, non, ehm, non illuminano eh, eh, la, la, la mente dei tifosi perché vogliono sempre i nomi però poi in realtà... Eh, a Bari già ci l'ha dimostrato con, con, con Moracchioli e con altri giocatori che, che sa pescare molto bene da, dalla C e anche dalla D. Quindi, forse è mancata, è mancata quella ciregina finale della punta. Eh, perché comunque da ieri sera forte a oggi eh, Gliozzi, eh, magari arriverà Ocaca eh, che è svincolato, quindi c'è comunque la possibilità di prendere un attaccante svincolato. Aramu è un giocatore che fino all'anno scorso. Il Genoa ha strappato al Venezia suon di rilanci perché Venezia non voleva, non voleva cederlo. Quindi, sicuramente è il giocatore che può dare quella, quella qualità eh, offensiva nella, diciamo nella, nel, nella, nella parte offensiva dal centrocampo in avanti, che purtroppo per Menez con l'infortunio che ha avuto è venuta meno. E poi a me piace tantissimo Nasti, l'ho visto l'anno scorso giocare a Cosenza. Eh, quasi tutte le partite, penso che Nasti sarà ancora di più protagonista quest'anno in Serie B e possa essere il, forse anche il colpo di mercato di tutto il campionato. Ed è cominciata ieri con due anticipi la Serie C 2023-2024. Vediamo i primi verdetti del campo con la vittoria esterna del Crotone 1-0. A Catania il successo interno del Giuliano 1-0 contro il Sorrento. Stasera alle 20:45 Cerignola Messina e Velino Latina domani sempre alle 20:45 Monterosi Juve Stabia Potenza Brindisi Taranto Foggia Turis Benevento e Virtus Francavilla Picerno rinviata, posticipata invece la sfida fra Casertana e eh, Monopoli. Esordio dunque di divantesci sulla panchina del Cerignola, ascoltiamo le sue parole nella prepartita. Aspettavamo da ormai un mese e mezzo no? che questo inizio di campionato che è slittato ora finalmente si inizia a fare sul serio e quindi c'è grande voglia da parte di tutti, da parte dei ragazzi, da parte mia, la curiosità di, di vederli all'opera dopo questo mese e mezzo di lavoro dove comunque eh, sono molto contento del, di, di quello che abbiamo fatto e del percorso che è stato fatto. La prima del Cerignola nella nuova stagione, la prima di Ivan Tisci alla guida degli Ofantini. Torna il campionato di Serie C, c'è Cerignola a Messina questa sera, fischio inizio al Monterisi, previsto alle ore 20:45. Mi aspetto una partita sicuramente eh, pimpante, una, una partita difficile contro una squadra che sicuramente ci darà del fiore da torcere perché farà dell'intensità un'arma importante non solo dell'atteggiamento dell tattico e dell'organizzazione quindi è un messina da, da rispettare L'ultimo giorno di mercato ha portato in dote un giovane centrocampista Mattia Vitale classe 2004 dalla Samp e Agostino Rizzo, terzino destro del 99 ex Avellino, ha salutato Cristian Langela, nuovo calciatore del Rimini, ha salutato soprattutto Ismail Asciic prelevato a titolo definitivo dal Bari. dire due parole per Isma perché eh, ho detto anche ai due colleghi Oh, avevo avuto eh, la fortuna di poterlo ammirare da, dall'esterno e ho avuto la fortuna di poterlo allenare in questo mese e mezzo che nonostante eh, i rumors di mercato che potevano magari a volte eh, condizionarlo, il ragazzo ha dato grande disponibilità e ha dimostrato veramente di avere grandi qualità, quindi eh, ho capito che è un giocatore che merita la Serie B. Sono contento per lui, mi avrebbe fatto molto piacere allenarlo proprio perché credo che sia un giocatore importante, ma credo che meriti questa occasione e sono convinto che il Bari abbia fatto eh, un acquisto importante. Mercato chiuso, parla il campo, salteranno la sfida di stasera contro il Messina gli squalificati Rizzo, Gonnelli e Sainz Maza, cresce nel frattempo l'entusiasmo dei tifosi raggiunta la quota dei mille abbonati. Sono curioso anche eh, e non vedo l'ora, di... mi aspetto di vedere quel Monterisi e quel pubblico che ho sempre visto quando sono venuto a seguire le partite del Cerignola dallo stadio e di quello che mi hanno raccontato, di un pubblico caloroso, di quell'entusiasmo e di quell'energia quell positiva che ho, che ho sentito addosso fin dal primo giorno, da quando mi sono seduto per la presentazione ufficiale e quindi mi aspetto di vedere tanta gente allo stadio perché so e ho capito che c'è anche tanta curiosità da parte del del pubblico eh, e dei tifosi di vedere questo, diciamo, nuovo Cerignola. E domani, eh, domani invece tocca alla Foggia che esordirà in campionato affrontando in trasferta il Taranto. Alla vigilia Cudini ha fatto l'analisi fra campo e mercato. Parola al campo. Chiuso il mercato, ora toccherà all'unico giudice inappellabile a esprimere il giudizio sul lavoro fatto e dal lume di naso quello realizzato dal Foggia è stato certamente in linea con i desideri del popolo rossonero. Il ridimensionamento annunciato, in effetti, non ha trovato riscontro nelle operazioni concluse. Le ultime 48 ore hanno infatti visto il Foggia tra le protagoniste. Prima Carillo e Tuncarà, poi il talentuoso argentino Vezzoni. Ieri sera, prima del gong, ecco un altro attaccante, il Guinense Embalo, arrivato dal Cittadella. Poi le conferme di Vacca e Frigerio. Restano entrambi due calciatori del Foggia. Operazioni che donano spessore ad un gruppo al quale forse manca solo un difensore centrale. Per essere non solo numericamente, ma anche qualitativamente, in grado di giocarsela alla pari con tutti. Nella vigilia torna a parlare anche Cudini, l'allenatore del Foggia poche ore prima della trasferta di Taranto, dove debutterà in campionato, è visibilmente soddisfatto di quanto messo a disposizione dalla società e non ne fa un mistero nella sua analisi, prega. Ma il bilancio, il bilancio sicuramente eh, quando si ha in questi periodi qua, soprattutto di costruzione di squadra, il bilancio si può fare solo alla chiusura, no? come in questo caso. Eh, noi posso, io, noi possiamo dire che... In questo mese, mese, sì, mese e un giorno forse, eh, che abbiamo iniziato questa, eh, questa nuova stagione, abbiamo cercato di lavorare sempre per il meglio con quello che, che avevamo a disposizione e devo dire che eh, in questo ho trovato molta, molto terreno fertile nei ragazzi che, che, che sono rimasti e quindi abbiamo lavorato anche abbastanza bene. È normale che la squadra è sempre stata incompleta quindi si faceva anche fatica a volte a a lavorare come si voleva però l'importante è arrivare all'inizio del campionato aver raggiunto credo eh, in toto quelli che erano gli obiettivi che c'eravamo prefissi no? e Nella prima giornata del girone C di Serie C ci sono due incroci a Polo Lucani Si giocano in contemporanea alle 20.45 a Giovanni Polo II Virtus Francavilla contro Picerno al Viviani Potenza contro Brindisi c'è un doppio incrocio a Pulo Lucano tra gli appuntamenti da non perdere nella prima giornata della nuova serie C, girone C. Si vivrà con Fischio d'inizio domenica sera alle 20.45 e si articolerà tra il Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana e il Viviani di Potenza. Virtus Francavilla Picerno mette a confronto due progetti simili improntati alla valorizzazione dei giovani e alla volontà di essere una mina vagante nel torneo. Una partita molto... Difficile come sono tante partite, anche perché, comunque, il Picerno è una squadra che ha cambiato poco. Una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene. Una società che negli ultimi anni si è mossa molto bene. Quindi, sappiamo che non sarà una partita facile, però e sicuramente ci faremo trovare pronti. L'anno scorso il Picerno ha rappresentato una delle storie più belle della C, anche quest'anno nonostante gli addii di Cudare, Ginaldo e D'Angelo tra gli altri, sostituiti da una campagna acquistica portato in gruppo Maiorino, Murano e Biasol, il gruppo di Emilio Longo sembra destinato a stupire la Virtus ha salutato giocatori chiave come Ida, Caporale e Paterno, l'ultimo giorno di mercato ha aggiunto alla squadra di Alberto Villa, Giovinco e Izzillo. Quando si fa una squadra è normale che il mercato e i propri tempi non sempre si concretizzano tutto ciò che vuoi fare, però ti dico che alla fine abbiamo, posso dire che abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri obiettivi. Abbiamo cambiato tanto, tanti sono andati via, eh, tanti senatori diciamo, non ci sono più e eh, sicuramente questo anche per noi... È un modo per capire che tipo di squadra, chiaramente solamente il campionato ci potrà dire diciamo, il vero livello di questa squadra, sapendo anche che sono tanti ragazzi che sono stati assemblati negli ultimi giorni. Al Viviani c'è invece potenza brindisi, sfida che richiama al calcio degli anni Ottanta, i lucani di Alberto Colombo hanno dato la sensazione di alzare l'asticella attraverso il calcio mercato, gli arrivi di Asensio e Schiattarella negli ultimi giorni uniti alla conferma di Bomber Caturano ne sono la prova, grande curiosità dall'altra parte per la prima volta di Ciro Danucci in panchina tra i pro. L'arrivo di Cappelletti, difensore classe 91, che in carriera ha collezionato oltre 100 presenze in Serie B e più di 150 in Serie C, aggiunge esperienza a un organico chiamato a stupire con l'obiettivo salvezza da conquistare. E si torna in campo domani per la Coppa Italia di Serie D. Ci sono sei partite Fabrizio che riguardano Pugliesi e Lucane. Si parte alle ore eh, 16, alle 16 proprio con il derby di Basilicata Matera contro Rotonda alle 16.30 Manfredonia San Marzano, alle 17 Casarano Nardò, eh, Fasano Tim Altamura, alle 18 Barletta Bitonto e Martina Fidelisandria. Partiamo proprio da quest'ultimo match, ci cioè ascoltiamo le parole di Francesco Farina, tecnico dell'Andrea, nella prepartita. Ah, dimostrare qualcosa in più non è che è facile, eh. cioè, dopo l'impatto che abbiamo avuto domenica, fare qualcosa in più è quasi impossibile in questo periodo dell'anno. Sicuramente dovremo cercare di fare meno errori, però penso che per quanto riguarda il risultato sia alquanto difficile. Noi, sicuramente, questa settimana abbiamo lavorato molto sugli errori di domenica. Anche perché rivedendo la partita con lo staff abbiamo visto degli errori importanti che dobbiamo cercare di, di non ripetere anche perché il Martine è un avversario molto ma molto ostico e quindi dovremmo essere pronti a entrare subito in partita su quel tipo di, di campo. Insomma. Un test che è un ulteriore step di avvicinamento al campionato, la prima prova trasferta per la squadra. È un test molto molto complicato anche perché lo affronteremo ancora un po' in emergenza. No? Quindi abbastanza complicato, però noi rispettiamo l'avversario. Ma non abbiamo corro di nessuno. Io. Ci saremo anche noi domani al uh, torsi per Martina uh, Fidelisandria, la gara che trasmetteremo in diretta. Uh, a partire dalle ore 17.45 con un ampio uh, prepartita sia in tv su canale 18 sia uh, sui nostri canali social facebook e youtube ci sarà con me al commento Peppino Ernesto uh, per quanto riguarda invece Barretta, uh, Bitonto ha parlato questa mattina il neotecnico dei Biancorossi Ciro Ginestra che ha presentato così la prima della stagione è un mese che lavoriamo insieme quindi eh, abbiamo fatto un ottimo lavoro abbiamo fatto un ritiro abbiamo fatto un lavoro intenso abbiamo cercato di creare un, un gruppo, una squadra, una solidità però poi è normale come ha detto lei domani è la prima partita ufficiale quindi ci teniamo a fare bella figura davanti alla nostra gente, davanti al nostro pubblico davanti alla nostra città e quindi cercheremo di fare il massimo per passare il turno ma al di là di questo voglio vedere dei miglioramenti sotto l'aspetto fisico, sotto un aspetto mentale, anche perché abbiamo lavorato un po' più sulla brillantezza, quindi sicuramente non saremo brillantissimi, ma qualcosina in più rispetto alle ultime uscite voglio vedere. Insomma, è una partita importante per noi perché teniamo a passare il turno, perché comunque... Con me non esistono amichevoli, non esistono partite dove non conta il risultato. Il risultato conta e come e cercheremo di, di far divertire la gente e soprattutto di portare il risultato a casa, che è la cosa più importante nel calcio. E domani scatta la Coppa Italia Dilettanti con le gare di andata del primo turno, Mario. Ci sono 14 incontri in scaletta: si parte alle 15.00. E 30, San Severo San Marco, Foggia in Real Terreal City, Canosa Nuova Spinazzola, Corato Bicelli, Unione Calcio Bicelli, Borgo Rosso Molfetta, Molfetta, Molfetta Sportiva, Ostuni, Arboris Belli, Girosa, Massafra, San Pietro Varnoti come Sagna, Otranto Brilla Campi, Novoli, Manduria, Ugento Maglie, Racale, Virtus Matino alle 16.30 invece l'appuntamento fra Virtus Mola e Polignia. Bene per questa edizione di Telesveva Sport è davvero tutto. Grazie a Mario Baracino. Grazie a te Fabrizio, grazie a tutti voi. Vi ricordo, torneremo questa sera alle ore 20 per l'edizione aggiornata di Telesveva Sport per ascoltare altre voci del prepartita. Vi ricordo ancora domani alle 17.45 live dal Torsi, la sfida di Coppa Italia di Serie D fra Martina e Fidelisandria. A tutti voi a casa, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Telesveva.